L'ultima volta è successo nel 2022, siamo qui nel 2024 che siamo qua di nuovo a parlare delle stesse cose. Negli spazi del centro sociale di Ponte Sasso, ieri sera, 24 settembre, si è tornati a parlare nuovamente dei frequenti allagamenti che riguardano la zona dopo ogni abbondante pioggia. L'assemblea pubblica organizzata dal Comune di Fano è stata l'occasione per raccogliere segnalazioni, proposte e discutere le possibili soluzioni per prevenire il ripetersi di questi eventi da parte dei circa 200 intervenuti tra residenti e negozianti. Noi abbiamo praticamente il garage sotto il livello del mare perché abbiamo una rampa che porta al garage. C'è stato un allagamento, diciamo 4-5 dita di acqua, però ci sono persone che hanno delle taverne fondamentalmente nei piani bassi e quindi hanno dei mobili e hanno subito dei danni un po' più considerevoli. Ogni volta che fa degli acquazzoni eccezionali si allaga sempre, però il problema è che secondo me noi abbiamo degli impianti di scolo verso la statale, però il canale principale non scarica, lì saranno sicuramente impianti vecchi di 50-60 anni, quanto qua erano solo campi. Adesso che hanno urbanizzato dappertutto, gli impianti non li hanno rinnovati, quindi ogni volta che c'è questi acquazzoni è inutile che azioni le pompe quando arriva sulla statale che te li ricacciano dentro. Lì andrebbe rifatto completamente tutto l'impianto idrico. Terza volta che ho l'acqua, mezzo metro di acqua intorno a casa che mi gira di qua e di là e mi va nel campo dietro. Nella strada c'erano 60 centimetri di acqua. Io ho delle tavole, ho il muro di cinta. Quando passavano le macchine l'onda passava sopra il muro di cinta e sopra le tavole. Se non si fa qualche fosso di scolmatura, qualcosa. Ogni volta che piove succedono queste cose qui. Nei fossi ha portato giù l'erba, ha tappato le caditoie delle fogne e le fogne non ricevevano più. Di conseguenza sono venuti a pulire le fogne adesso, ma adesso non serve a niente a pulire le caditoie. Durante l'incontro presenti il sindaco e gli assessori insieme ai tecnici comunali che hanno spiegato i problemi e le eventuali soluzioni. Qui abbiamo un problema che viene da monte, quindi con la terza corsia autostradale sostanzialmente quando piove viene giù molta acqua dalle colline e quindi va a appesantire già una situazione molto difficile, quindi servono pulizia dei fossi esistenti, nuove condotte fognarie, quindi sdoppiamento delle acque, reflue, quindi perché attualmente c'è un sistema misto, raddoppio delle fognature e nuovi sbocchi verso il mare. Possibilmente, su questo però servono investimenti corposi, vasche di laminazione che fondamentalmente drenino l'acqua prima di arrivare nelle case e poi quando la piena comunque le precipitazioni iniziano a calare, rilasciare verso il mare l'acqua in eccesso che purtroppo il nostro sistema fognario in questo momento non è sicuramente in grado di tamponare. Qui siamo a Ponte Sasso ma riguarda anche Torrette e Metauriglia, quindi servono investimenti su tutto il litorale a sud della nostra città e personalmente ho chiamato il presidente Acquaroli e anche i subcommissari dell'alluvione e probabilmente a giorni riusciremo ad avere sbloccati gli 8 milioni di euro che consentiranno a questo territorio e non solo perché ci sono tanti investimenti per la nostra città per far sì che questi problemi vengano risolti nel più breve tempo possibile. È chiaro che sui tempi faccio fatica in questo momento a dare una risposta perché ancora non c'è nemmeno una progettazione, quindi bisognerà correre subito per progettare gli interventi che servono e dare le risposte che questi cittadini si attendono e che devono ottenere il prima possibile.